subito! Tutte libere! Libere! Subito! Questo è un primo saluto doveroso nei confronti di Dana, che da quando è stata arrestata ancora non aveva ricevuto le nostre visite, e sarà soltanto il primo di altri che faremo fino a quando questa storia non raggiungerà un altro esito. È impensabile che una persona comunque incensurata e colpevole soltanto di aver parlato, di aver espresso le proprie idee, anche se sono conflittuali, rimangono sempre idee, venga punita in questa maniera così esemplare. È assurdo sia che l'abbiano condannata a 2 anni, quando la pena minima poteva essere anche 15 giorni, quindi è stato usato il massimo della pena, e poi ancora più assurdo che una donna come la signora Bonu abbia deciso che Dana andava punita fino in fondo e quindi non le ha dato nessun'altra opportunità di passare comunque questi 2 anni ristretta, ma non in forma così esagerata come il fatto che adesso siamo qua e sappiamo che Dana è lì dentro. Per noi c'è molto dolore in questa situazione, io non ho nessuna difficoltà a dirlo, so che Dana è forte perché comunque è stata visitata dagli avvocati, anche dai genitori, quindi sappiamo che dentro se la cava bene, non ne avevamo dubbi, però rimane sempre un fatto abnorme che assolutamente deve trovare un altro sbocco. Certo che è un atto politico, entro la fine dell'anno dovrebbero continuare gli allargamenti del cantiere e partire con altri pezzi di lavoro, e quindi penso che il disegno del governo, della procura e anche dell''ndrangheta, aggiungerei, è quello di eliminare tutti gli ostacoli, e quindi fanno questi pacchetti per tutti i militanti e le militanti che in questi anni si sono spesi. In valle ci siamo un sacco di persone in attesa di giudizi che diventino definitivi, e penso che questa è una delle loro tecniche. E quindi quello che non hanno potuto abbattere con le ragioni, perché non ci sono ragioni perché quest'opera venga costruita, stanno cercando di farlo con la repressione. Noi confidiamo nelle generazioni nuove e confidiamo anche se c'è rimasto ancora in Italia un barlume di buon senso, se si vuole veramente avere un'ipotesi di futuro, bisogna cominciare dal non fare le cose dannose, da non fare le cose costose e che hanno un impatto sulla salute gravissimo, soprattutto in questo periodo con la pandemia del Covid. Quindi ci sarebbero ragioni che possono essere accolte da tutte e tutti in tutta Italia, in tutta Europa.